Benvenuti a questa nuova edizione di TG Lega Nord Legnago. Innanzitutto apriamo il nostro giornale con un ringraziamento per l'elevato numero di visualizzazioni che abbiamo avuto anche nella seconda edizione del nostro TG. E vi ricordiamo quali sono i nostri canali per visualizzare TG Lega Nord Legnago e quindi andiamo direttamente nella pagina YouTube, nel canale Lega Nord Legnago, nella pagina Facebook Lega Nord Legnago oppure scaricando l'app Lega Nord Legnago. Andiamo direttamente alla prima notizia e parliamo di FAS, accuse e veleni. Sono coinvolti molti comuni della sinistra Adige, tra cui Legnago e Minerbe. Il governo centrale accusa la regione del Veneto per il mancato rispetto dei parametri. Che cosa si sta facendo? Ne abbiamo parlato con l'assessore regionale alla sanità Luca Coletto e con il sindaco di Minerbe Andrea Girardi. Diamo via il servizio. A Legnago si è svolta la riunione per i FAS organizzata dall'amministrazione comunale, dove è stata accusata la regione di non aver fatto nulla. Beh, insomma, prima di dire che la regione non ha fatto nulla, sarebbe il caso andare a verificare quante delibere e quanti atti amministrativi abbiamo fatto come regione. Vi assicuro che sono molteplici. Sono tutti indirizzati alla sicurezza dei cittadini e quindi della salute dei cittadini. Siamo stati i primi a spendere soldi propri della regione per apporre i filtri negli acquedotti, quindi far scendere quella che era la percentuale di FAS all'interno delle acque che venivano distribuite peraltro da circa 40 anni. La regione è stata l'unica a intervenire con soldi propri, mettere i filtri e depurare le acque che avevano uso, come dire, umano. Quindi respingo al mittente tutte le accuse. Semmai c'è qualcuno che non è intervenuto con soldi propri, quello è stato il governo centrale, che si promette 80 milioni per andare a fare nuovi pozzi e a innovare la rete acquedottistica, evitando di erogare acqua con FAS, che peraltro ad oggi, dal luglio del 2013, è acqua perfettamente potabile e acqua perfettamente ad uso umano. Quindi, ripeto, respingo al mittente le accuse e sarebbe ora che il governo centrale intervenisse con risorse proprie perché non c'è solo la terra dei fuochi, non c'è solo l'Ilva, ma ci sono anche i FAS in Veneto da circa 40 anni. Riunione FAS a Legnago, dove l'amministrazione comunale ha dato la colpa alla Regione Veneto. Beh, innanzitutto mi risulta che i valori espressi dallo Stato centrale siano più alti di quelli che ha espresso la Regione. Pertanto, se c'è da dare una colpa a qualcuno, probabilmente bisogna guardare più in alto e non è una novità. Per quanto riguarda la situazione locale, noi stiamo monitorando. A breve avremo un incontro a Venezia, organizzato proprio dalla Regione, per discutere la problematica e per cercare di capire come risolverla. Riunione dei sindaci del territorio. Il sindaco di Legnago, Clara Scapin, chiede sempre maggiori finanziamenti per il potenziamento della linea ferroviaria Legnago-Verona. La richiesta sarebbe anche lecita se lei stessa facesse gli interessi del territorio e dei legnaghesi. Abbiamo visto e recepito il no di questa amministrazione all'autostrada Nogara-Mare, precludendo così ogni possibilità di sviluppo per l'intera area del Basso Veronese, mettendo il comune di Legnago fuori dagli asset degli altri comuni coinvolti. A Roma i governanti sono del suo stesso partito, ma ancora una volta non fa nulla per poter realmente incidere. Abbiamo sentito a tal proposito l'assessore regionale ai lavori pubblici e trasporti, Elisa De Berti. Un incontro con tutti i sindaci della Bassa, avuto dal nostro assessore ai trasporti e ai lavori pubblici, un commento a caldo. Sì, allora è stato sicuramente un incontro molto proficuo perché ho incontrato tutti gli amministratori dei comuni della linea Verona-Rovigo. Non hanno partecipato tutti, però c'è stata un'alta affluenza. Abbiamo discusso su tutte le problematicità e le criticità della linea, dai ritardi ai problemi dei treni, alle sovrapposizioni con gli autobus, piuttosto che alla situazione di decoro delle stazioni ferroviarie. Abbiamo deciso, come ho già sperimentato in altre linee del Veneto, di costituire un tavolo tecnico a cui faranno parte tutti gli uffici tecnici dei vari comuni per ricercare delle soluzioni. A volte si parte dal presupposto che per ribaltare una situazione ci vogliano tante risorse, invece a volte si può fare la differenza anche con poco. Quindi aspettiamo i risultati di questo tavolo e sono convinta che anche sulla linea Verona-Rovigo si potrà fare molto. Tempi.
Beh, oddio, i tempi per arrivare a delle soluzioni, possiamo arrivare a prevedere delle soluzioni, possiamo parlare anche di mesi, poi l'attuazione delle soluzioni bisognerà discutere e con RFI e con sistemi territoriali, però insomma sono convinta che nel giro di poco riusciremo a fare. Sicurezza e caserma dei carabinieri di Legnago, un tema caldo soprattutto in questi periodi di furti e di continui sbarchi. Abbiamo sentito il parere della segreteria della Lega Nord di Legnago. Diamo via al servizio. Sicurezza, Legnago e caserma dei carabinieri, un tema spinoso per il sindaco Scapin. Innanzitutto, partendo dalla sicurezza, da parte della Lega Nord c'è una volontà che è quella di ampliare il più possibile le telecamere a Legnago, minimo inserirne almeno altre 100. Con queste telecamere sicuramente i furti diminuirebbero, i carabinieri sarebbero solo e nient'altro che contenti, perché potrebbero veramente andare a verificare chi effettivamente effettua questi furti o questi atti vandalici che succedono ormai giornalmente, quotidianamente qui a Legnago. Per quanto concerne la caserma dei carabinieri, è un plauso che è stato finito, anche se noi avremmo posizionato la caserma più in centro rispetto a dove è stata posizionata. Comunque chiedo alla Scapin che vada in cerca a Roma magari del ministro, visto che è del suo stesso partito, e di sbrigarsi a fare la convenzione, perché altrimenti la caserma resta lì minimo altri 2, 3, 4, 5, 6 mesi ferma, pronta con le quattro frecce. Penso che invece debba darsi una mossa. Commercio a Legnago. La settimana scorsa abbiamo dato la parola a numerosi commercianti per sentire appunto le problematiche dovute principalmente al centro commerciale che l'amministrazione Gandini, Scapin e Marconi aveva autorizzato in passato. Abbiamo dato la parola a Nico Dallavia, presidente dell'associazione Vivi Legnago. Vediamo il servizio. Dicono che ci sia una richiesta per un ampliamento del centro commerciale appunto vicino a Legnago. Cosa dice Vivi Legnago? Allora, Vivi Legnago fondamentalmente, come dice un caro amico, non è d'accordo. Ma non è d'accordo allo sviluppo di un centro commerciale, a meno che, visti alcuni parametri, l'amministrazione si deve adeguare. Se vengono fatti X investimenti per la zona commerciale del centro, di pari passo determinati investimenti li deve riproporre nel centro storico, affinché ci sia un'equa competizione tra l'uno e l'altro. Abbiamo un problema dove i commercianti si lamentano di vecchie scelte, centri commerciali vicini alla città, e soprattutto che Legnago sta morendo. Cos'è la sua risposta? Più che Legnago sta morendo, stiamo vivendo e stiamo toccando con mano quelli che sono i risultati di una crisi che ce la stiamo trascinando da circa 10-12 anni, e quindi di conseguenza non possiamo improvvisarci subito maghi e risolvere la situazione. Abbiamo alle porte di Legnago un centro commerciale che sta facendo il suo gioco. Il commercio è cambiato totalmente, perché da 20 anni a questa parte ci troviamo dei competitor, vedi gli e-commerce, le vendite online, che fondamentalmente stanno saccheggiando i nostri negozi, quindi di conseguenza dobbiamo armarci di strategie commerciali che solo il piccolo medio commerciante conosce, quindi dando professionalità, servizio e soprattutto qualità del materiale per ovviare a queste problematiche qua. Farmacia Terra Negra e centro commerciale. Abbiamo appreso dal servizio appena mandato in onda
della richiesta del possibile ampliamento del centro commerciale Galassia di Legnago. Ecco il parere di alcuni rappresentanti storici del centro storico di Legnago e del delegato di attività economiche della Lega Nord di Legnago, Nicola Negri. Vediamo il servizio. Dal 2010 Legnago aspetta la revisione della pianta organica delle farmacie. Qual è la posizione della Lega Nord su questo punto? La posizione della Lega Nord è quella che la farmacia deve andare a Terra Negra, in quanto Terra Negra è una frazione importante del comune di Legnago. I cittadini di Terra Negra aspettano da anni questo servizio e soprattutto devo dire anche che è una frazione molto popolosa che avrebbe proprio bisogno di questo servizio. Io mi ricordo personalmente da quando ero in amministrazione noi abbiamo spinto tanto perché la farmacia fosse posizionata in Terra Negra. Non capisco questo ritardo e mi domando che cosa si è fatto in questi anni. Bisogna posizionarla in Terra Negra. Forse questo ritardo è motivato per altre motivazioni logiche. Io mi ricordo che in tutti i programmi di tutti i partiti c'era posizionare e fare la farmacia a Terra Negra. Come mai questa non viene portata avanti? È una domanda che io pongo all'attuale maggioranza. Il presidente di Vivi Legnago, Nico Dalla Via, comunica che ci sarà un ampliamento del centro commerciale Galassia. La Lega Nord su questo punto? Allora, su questo punto sicuramente non è favorevole perché ricordo che il centro commerciale naturale, mi permetto di dire, che tutto l'insieme dei negozi che ci sono in centro a Legnago è importantissimo e soprattutto potenziare un centro commerciale che è a ridosso del centro storico di Legnago è assolutamente negativo. Già abbiamo una moria di negozi e l'amministrazione dovrebbe sostenere questa cosa e non lo sta facendo con le manifestazioni che non sono di pregio e non stanno valorizzando il centro. Io dico puntiamo sul centro e soprattutto puntiamo sui servizi di portarli al centro. I supermercati non si potevano fermare, ma se dovevano essere fatti meno e molto distanti. Qui non siamo in America, dove ci sono città a centinaia di migliaia di chilometri. Io sono stato in comune e abbiamo sempre parlato di far vivere il centro storico, ma solo parole. E ancora continuano con le parole. Non so se i nostri dirigenti non passano ogni tanto che hanno sempre in bocca il centro di Legnago e vedano la realtà. Grazie. Forse adesso ritengo che magari c'è qualche altra motivazione al fatto che per esempio la farmacia o soprattutto non sia ancora stato deciso dove posizionarla. Può essere che magari ci siano delle decisioni di inserirla nel centro commerciale, quindi potenziare il centro commerciale in cambio di qualcos'altro? Ci ha raggiunto presso gli studi del TG Lega Nord Legnago Luca Falamischia, il delegato della Lega Nord alla comunicazione. Luca, tantissime visualizzazioni a questo TG, una pioggia di like. Sì, abbiamo fatto le due edizioni, la prima addirittura abbiamo raggiunto 20.000 like, la seconda circa 10.000 dopo un giorno e mezzo, quindi presumo che il risultato sia più che sufficiente, magari fossero sempre così i nostri TG. Comunque anche il resto delle comunicazioni nella nostra pagina Facebook ha parecchi consensi e vedo che comunque i like e i commenti aumentano giorno per giorno. Qualche consiglio per i nostri telespettatori? Naturalmente condividere i contenuti, portarli nella propria bacheca e quindi commentarli e discutere e stimolare la discussione con le altre persone. La cultura Lega. Grande successo ha ottenuto l'iniziativa promossa dalla delegata alla cultura della Lega Nord di Legnago, Esther Bonfante. Il rettore dell'Università del Tempo Libero, Luigi Manfrin, ha illustrato il Vangelo secondo Caravaggio, il bestemmiatore che sapeva evangelizzare. In pratica, i Promessi Sposi, c'è tanto di quei momenti di Caravaggio, per esempio. Legnago subito al voto, firma anche tu per chiedere le dimissioni del sindaco Clara Scapin. Puoi firmare presso la sede della Lega Nord di Legnago in via Fiume 13, oppure presso i gazebi della Lega Nord in piazza Garibaldi. Hashtag Legnago subito al voto.
Grande successo ha avuto la raccolta firme, il tesseramento 2017 promosso dalla Lega Nord di Legnago in piazza Garibaldi. Continuerà presso la sede aperta tutti i giorni in via Fiume 13 a Legnago. Voto subito, iniziativa della Lega Nord di tutta Italia, oltre 1100 gazebo in tutta Italia, tra cui anche Legnago. Sentiamo un parere sul voto subito da una signora. Per me sarà la salvezza dell'Italia e bisogna che vada su la Lega per poter salvare l'Italia. E come leader cosa dice signora? Salvini. Salvini, affermo e per sempre Salvini. A casa mia con la bandiera della Lega attaccata alla finestra. E la Selac che la sventola sempre. Siamo giunti al termine anche di questa edizione di TG Lega Nord Legnago. Vi ringraziamo per averci seguito e vi diamo l'appuntamento a mercoledì prossimo. Tieniti aggiornato sull'attività della Lega Nord Legnago. Scarica l'app Lega Nord Legnago direttamente sul tuo cellulare.